Due gol in Coppa Italia contro la Vis Pesaro, i primi nel calcio dei grandi lo scorso 5 ottobre, complessivamente 9 presenze, 5 volte titolare tra Coppa e Campionato. Il baby di Cappelle sul Tavo, Marco Delle Monache, appena 17 anni, sogna la prima rete in C, ma il suo contributo è stato già prezioso. Assist a Viterbo lo scorso 18 settembre per il gol partita di Luca Mora e due rigori procurati, il primo con la Fidelis Sandria, l'altro ben più importante nel match con la Gelbison, appena consegnato gli archivi. Una partita durissima, una matassa a dir poco intricata, dipanata nei minuti finali, grazie appunto al penalty trasformato da Cancellotti e allo spunto di indubbia qualità di Aristidi Colai. Esultare sotto la curva per il gol di un compagno di squadra, ecco l'importanza del gruppo, nel quale, sottolinea il più giovane di tutti, non ci sono gelosie. Siamo tutti molto carichi e vogliamo vincere, continuare sempre a vincere. Il gruppo è bellissimo perché non c'è gelosia, non c'è concorrenza e siamo tutti molto uniti e questa è, diciamo, la nostra forza. Il mister, quando mi ha detto di entrare, io avevo tantissima voglia, avevo proprio voglia di entrare, ero molto carico e credo che mi sono fatto trovare molto pronto e poi mi sono procurato il rigore e esultando dopo il gol di Tommy sotto la curva è stata un'emozione bellissima, perché quando la curva è piena esultare anche per un gol di un altro compagno è bellissimo, non immagino quando farò io, speriamo, il prima possibile. Appena 17 anni, beato lui, tanta qualità riconosciuta da chiunque, ma il buon Marco sa benissimo che il solo talento non basta. Devo essere più concentrato durante la partita, perché ci sono dei momenti nella partita dove potrei essere efficace, ma mi distraggo e non sono pronto quando devo fare la giocata e quindi questo. E poi nella fase difensiva devo un po' più migliorare.